non me l'aspettavo così, me l'aspettavo diversa, nel senso che c'era stata l'anno scorso, come dicevamo prima in conferenza. Però l'entusiasmo con cui vivo questa situazione non mi fa, in questo momento mi fa solo pensare a andare sul campo adesso, non vedo l'ora di andarci, non vedo l'ora di mettere tutto il mio entusiasmo e la mia conoscenza a disposizione dei ragazzi. Ecco, un rapporto questo che era destinato a stringersi, visto sì. Che insomma è da tempo che... Quello che probabilmente ho detto anche alla squadra, probabilmente era un destino, sì. Ha visto l'Arezzo già dall'anno scorso, quindi conosce bene... Conosco bene diversi, tanti giocatori. Cosa basa? Ho grande fiducia. Ho fiducia che questa squadra possa rendere di più. Non ci sono tanti giorni che ci separano al posticipo con la Lucchese, che peraltro giocherà poi stasera, immagino. Che guarderemo, l'abbiamo già vista, l'abbiamo già studiata, oggi abbiamo provato anche già qualcosina, quindi per cercare di trovare le nostre soluzioni. Sarà una gara bellissima e confido molto nell'aiuto di tutti, soprattutto per i ragazzi, incitarli, anche se qualche sbavatura magari data dal nervoso potrebbe sempre accadere. Noi cercheremo di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, su che tipo di lavoro si baserà in questi giorni? Chiaramente passerò i miei concetti di base, come dicevo prima, a un suo collega per i principi che ho, e senza comunque esagerare, senza stravolgere. Ho visto comunque la squadra esprimersi nell'ultima partita e qualche tratto di qualche altra partita, tipo anche il primo tempo con la Pistoiese, non è stato fatto male, anzi. Quindi ci sono delle cose su cui dobbiamo ripartire, non si cestina assolutamente nulla. E col tempo valuterò se questa idea qua nel frattempo è quella definitiva, ma comunque credo, come ho già detto prima, che la capacità e la conoscenza di fare più moduli sia quella di comunque di creare delle alternative e di non essere una squadra che può essere facilmente bloccata. Ripeto, se noi riusciamo a ragionare per principi, poi i moduli vengono di conseguenza. Credo che però ci sia una diversità di rapportarsi con un ragazzo di 18 rispetto a uno magari di 35, ma devi essere sempre te stesso. Quindi con la stessa fermezza che ho detto, dicevo le cose ai ragazzi di 18, li dirò a 35, anche perché li ho già allenati, l'età, voglio dire. Eravamo che quasi coetanei quando ho cominciato, alleno da 13 anni, questo è il 13° anno. Quindi non cambiare, l'importante è non cambiare mai, nel senso di essere sempre te stessi. È vero che dove devi avere, secondo me, intelligenza e rispetto, che di fronte non hai una persona di 18, magari una persona di 35.